Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore. Se è vero, come noi lo crediamo, che la parola di Dio, quando viene proclamata, ascoltata, letta, meditata, diventa un evento, cioè realizza quello che dice, la parabola di questa sera, cari amici, non dovrebbe lasciarci troppo tranquilli. Non è per fare teatro. Ma nel leggere questa parabola pochi secondi fa, davvero io ho provato un senso di inadeguatezza. Perché finché ascolti alcune parabole, il figlio al prodigo, la pecorella smarrita, ci sono alcune parabole, alcune pagine evangeliche che davvero ti mettono con le spalle al muro e ti chiedono di uscire da quel formalismo religioso di cui chi più chi meno siamo tutti rivestiti. Partiamo dalla parabola, poi vedo se riesco a tradurla un po' nella vita nostra di tutti i giorni. Ai tempi di Gesù c'erano dei grandi latifondisti che avevano pezzi di terreno enormi ed era normale che un ricco piantasse della vigna e poi la dava dai contadini perché potessero curare la terra, i vigneti, per raccoglierne poi l'uva e farne del buon vino. Era una cosa normale. E Gesù parte sempre dalla vita, parte da quello che la gente vedeva tutti i giorni. E incomincia a raccontare questa parabola. Un uomo aveva una vigna, la diede in mano dei contadini,
se ne andò. Al momento della mietitura, al momento della raccolta dei frutti, ecco che manda i suoi servi. Sappiamo come va a finire, no? Questi contadini prendono i servi, chi viene bastonato, chi lapidato, chi ucciso. Poi a un certo punto questo padrone dice, ma come? Provo a mandargli mio figlio. E questi contadini dicono, questo è il figlio del padrone. Se noi lo leviamo di mezzo, la vigna diventerà nostra. E così fanno. E poi c'è la domanda, quella domanda introspettiva, dove Gesù allora ai farisei e ai sommi sacerdoti diceva, che cosa farà quel padrone di quei contadini? Ed è la stessa domanda che fa a noi questa sera. Una vigna scelta. Abbiamo sentito anche il profeta Isaia nella prima lettura, è una delle pagine veramente più belle dell'Antico Testamento. Il mio diletto, sentite che bello è, possedeva una vigna sopra un fertile colle. Immaginatelo, non un colle qualunque, un fertile colle. Lui l'aveva dissodata, sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo aveva costruito una torre, scavato un tino e aspettava i frutti. Gesù probabilmente parte proprio da questa profezia di Isaia nel raccontare la parabola ai Vangeli. Dove sta il dramma, cari amici? Il dramma di questa parabola è che quei contadini hanno sicuramente lavorato nella vigna, ma quella vigna, invece di dare uva pregiata, ha dato acini acerbi. Ecco perché i contadini hanno iniziato a prendersela con i servi di quel padrone. Sono proprio gli acini acerbi di una religiosità, di una fede che non si incarna nella vita. Sono quegli acini acerbi di chi, sì, dice di credere in Dio, sì, celebra magari alcuni riti, però poi la propria vita è un'altra cosa. Acini acerbi dove l'uomo, creatura, ha la presunzione di diventare il padrone. Uccidiamolo il figlio, riceveremo noi l'eredità. Sono passati 2000 anni, è vero che in ogni epoca, in ogni stagione, ma guardiamo a quel pezzettino di mondo che stiamo abitando noi oggi. Noi ci sentiamo i padroni dell'universo. Ci sentiamo i padroni della vita. Pensate a tutto quel mondo dell'ingegneria genetica. Decidiamo noi quando una persona è degna di venire al mondo. Perché se una persona non è degna di venire al mondo, decidiamo noi che quella creatura non deve nascere. Siamo diventati padroni della vita. Siamo diventati i padroni anche di quella che noi chiamiamo la vecchiaia, che è una delle stagioni difficili ma importanti. Un uomo vale se produce, una persona anziana produce gran po'. Che sguardo abbiamo sui nostri anziani? Noi, i padroni. Pensate al fatto che siamo diventati addirittura i padroni del Padre Eterno. Perché decidiamo noi quello che è bene e quello che è male. Quello che i profeti ci dicono, la sua parola, i suoi insegnamenti, quello che il Signore quotidianamente cerca di regalarci, perché la mia vita possa diventare davvero una vita che collabora con la vita divina, facciamo fatica. Dobbiamo dircelo, facciamo fatica. Noi vogliamo un Dio a nostra immagine e somiglianza. Sono io che decido ciò che è buono e ciò che è cattivo. Non viviamo in questo mondo.
dove se uno mi mette sotto un piatto di pasta asciutta e un piatto di pasta asciutta coperto di muffa, noi siamo arrivati a dire che anche la pasta asciutta coperta di muffa è un buon piatto. Perché ormai il compromesso abita anche nella nostra vita, che poi noi la ricopriamo di una formale religiosità, questo ci quieta per un po' la coscienza. Ma questa sera il Signore viene e mi dice: Don Mauro, ti ho consegnato la mia vigna, che è il mondo. Pensate a cosa stiamo facendone del mondo. Noi viviamo in un pezzetto di paradiso. Ma nell'esortazione, nell'enciclica Papa Francesco Laudato Si, l'ha proprio detto: noi consegneremo ai nostri figli non più un mondo, ma un deserto spremuto come un limone. Questa è l'immagine che il Papa usa. Perché ci sentiamo i padroni del mondo, perché non lo rispettiamo più. Ecco, il Signore questa sera viene e mi dice: Don Mauro, ti ho consegnato la mia vigna, non perché tu ti senta il padrone, ma perché tu possa collaborare con me. Questa vigna che l'ho curata, io gli ho tolto i sassi, gli ho costruito una siepe, la sua parola, ho costruito addirittura una torre perché io, il Signore, possa guardarti non con occhio giudicante, ma con un occhio del padre, un occhio di madre. Sono venuto a raccogliere i frutti, Don Mauro. Che frutti stiamo consegnando al Signore? Concretamente. Signore, i miei frutti sono la preghiera che ho fatto oggi, che è una buona cosa, ma poi questa preghiera si traduce in quello sguardo fraterno, in quell'accoglienza dove non c'è nessuno più bravo degli altri, ma siamo tutti fratelli in cordata. Poi qualcuno avrà un dono, qualcun altro ne avrà un altro, quegli occhi altezzosi di chi io, appunto, il padrone, dove anche col Padre Eterno, quando mi va, quando non mi va, quando me la sento, quando non me la sento, magari per alcune domeniche poi vengo, salgo a fare la comunione, dico ai ragazzi che va bene così. Don Mauro, mi dai i tuoi frutti? Ma guardate che questa richiesta è una richiesta bellissima, perché il Signore potrebbe fare tutto Lui, da solo, è l'onnipotente nell'amore. Invece ci chiede di collaborare. Noi siamo i collaboratori di Dio, ma non nel produrre frutti immangiabili. Voi mangereste un piatto di pasta asciutta con sulla muffa? Ed è quello che ci dice Lui: lavoriamo, dai, datti da fare, rimboccati le maniche. Fai in modo che questo mondo, per quello che posso fare io, diventi veramente un mondo dove quei frutti che noi li traduciamo in una parola, amore, questo è il frutto che il Signore si aspetta da noi. E nella realtà dell'amore c'è la realtà della compassione, c'è la realtà della pazienza, del perdono, della solidarietà, della fraternità. Che bello poter dire: Signore, io sto lavorando e non mi sento padrone, non faccio quello che voglio con la presunzione di essere io Dio. Cerco ogni giorno di ascoltarti, di entrare in questa vigna, di togliere anch'io quei pochi sassi, di custodirla, di proteggerla, per poterti dire: ecco il mio frutto, non con presunzione. La parabola finisce in un modo tragico, perché quei vignaioli hanno condotto fuori dalla vigna il figlio. Ed è successo così. Quei farisei, quei sacerdoti hanno portato fuori dalla città, fuori da Gerusalemme, il figlio per eccellenza, Gesù, e lo hanno inchiodato a quella vite. E lui fino alla fine ci ha regalato il vino buono, non si è tirato indietro. Avrebbe potuto chissà fare che cosa. Abbiamo sentito la risposta dei farisei: arriverà il padrone con una schiera di persone e farà morire quei disgraziati. Questa è la nostra logica, che è una logica meschina. Il Signore invece dice: no,
ti faccio vedere io come si fa a far fruttificare questa benedetta vigna, donando tutto me stesso. Eccolo, il grappolo di uva buona. È Lui. E se siamo cristiani, non di nome, ma di fatto, o perlomeno tentiamo di esserlo, noi tradurremo ogni giorno quel grappolo in gesti quotidiani, nella relazione con le persone. Questo è quello che ci chiede il Signore, che non è un'impresa impossibile per chi si reputa un contadino, un collaboratore di Dio, per chi si crede un Padre Eterno. Le cose che vi sto dicendo scivoleranno addosso all'indifferenza. Io, l'aveva detto Nietzsche, Dio è morto, noi l'abbiamo ucciso. Questo è il rischio, anche per noi cristiani, praticanti. Portiamo invece frutti buoni, frutti che le persone che ci incontrano possono deliziarsi di questi frutti, non padroni, ma collaboratori di Dio. Chiediamoglielo con tutto noi stessi.